Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi parliamo degli enti geometrici fondamentali e cominciamo a parlare del punto, dei punti. Che cos'è il punto? Il punto è privo di dimensioni, indica una posizione e si indica con una lettera maiuscola, si usa una lettera maiuscola. Per indicare qual è il punto. Allora, come si disegna? Facendo un punto e mettendo una lettera maiuscola a lato. Questo è il punto A. Cosa vuol dire che è privo di dimensioni? Vuol dire che se anche io ingrandissi o provassi a misurare questo punto, non avrei una misura. Questo è un piccolo problema perché è difficile immaginare qualcosa senza dimensioni, perché anche per quanto piccolo sia, se io vado col mio righello, riesco a misurarlo. E questo è solo quello che avviene nel momento in cui lo disegno, perché se lo disegno, ovviamente riesco a misurarlo, perché il punto lasciato da una penna ha delle dimensioni, questo è ovvio. Però a livello geometrico dobbiamo immaginarci qualcosa che non ha dimensioni, aiuta ad avvicinarsi a questa idea di un qualcosa senza dimensioni, immaginare qualcosa di tremendamente piccolo, infinitamente piccolo. Immaginate questo punto che se talmente piccolo che se anche ingrandisco, 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 faccio uno zoom, non riesco mai a misurarlo, non ha una dimensione. Questa è la cosa più difficile da capire del punto. Perché è difficile immaginarci qualcosa che non abbia una dimensione. Però non l'ha, indica solo una posizione. In che senso una posizione? Che questo punto è posizionato qua e non qui, e non in un altro posto dello spazio. E non è niente di difficile da capire, nel senso, perché poi i punti definiranno, delle figure, dei segmenti. Il punto A, ad esempio, termina. Questo segmento è uno degli estremi di questo segmento e qui c'è il punto B. Se io poi congiungo con un punto C e ricongiungo ad A, ecco allora che questi tre punti sono i vertici di un triangolo. Noi utilizzeremo i punti per definire vertici di triangoli, quadrilateri, l'incrocio di diagonali, se diventa un quadrilatero, un pentagono e quant'altro. Mi indica una posizione dello spazio. Indica che B è qui, C è qui e poi attraverso i punti andremo a definire quello che sta in mezzo, segmenti e tutto il resto. D'accordo? Questo vuol dire indicare una posizione. Non pensate che sia chissà che, eh? È proprio semplice semplice. Si indica con una lettera maiuscola, si utilizzano lettere maiuscole per indicare i punti, maiuscole, lettere maiuscole dell'alfabeto classico, insomma, che conoscete tutti. Introduco magari un segno che ancora non conoscete. Il segno è questo, ad esempio il punto E che coincide quel punto F e tre lineette F e poi il disegno. Cosa vuol dire queste tre lineette? Queste tre lineette significa coincide. Significa che il punto E è sovrapposto al punto F, cioè io ho disegnato solo un punto, ma in realtà sono due punti sovrapposti. Coincidenti. La parola coincide viene sostituita da queste tre lineette, è un uguale con una lineetta in più. Che cos'è la linea? La linea innanzitutto è un insieme infinito di punti, ha una dimensione che è la lunghezza, è senza spessore. Se io disegnassi una linea, nel momento in cui la disegno, ecco allora che, e gli do un nome anche, è chiaro che questa linea, il suo spessore
è composto da punti e i punti non hanno dimensioni, chiaro che non riesco a misurare la linea. Però nel momento in cui la disegno, anche qui c'è lo stesso problema di prima. Cioè, se io ho disegnato qualcosa, è chiaro che riesco bene o male a misurarlo, riesco a misurarne il suo spessore. E dipende da quanto è grosso la punta del mio pennarello. Però in geometria si considera lo spessore della linea non esistente, talmente piccolo che non può essere misurato, d'accordo? Cioè proprio non esiste questo spessore. Però c'è che cosa? Cos'è che possiamo misurare di una lunghezza? Possiamo misurare la lunghezza, cioè se io prendo questa linea e misuro da quanti centimetri sono da qui, facendo tutto il giro e arrivando fino a qui, questa è una lunghezza. L'oggetto che più si avvicina a questa idea è un filo. Se io prendo un filo, questa sembra proprio una linea. Poi, ovviamente, non è una linea che va all'infinito perché qui termina. Se io congiungessi questi due punti, ecco, questa è una linea chiusa. Se io apro il filo, questa è una linea aperta. Se ho degli intrecci, questa è una linea intrecciata aperta. Ci sono tante tipologie di linee che si possono disegnare, ovviamente. E perché ho detto che si può misurare sempre la lunghezza? Perché la linea, ovviamente, posso sempre distenderla. E poi, col mio righello, andare a misurare quanto è lunga questa linea. Questa di prima, ovviamente, posso sempre allungarla e andare a vedere quanto è lunga. Quindi c'è una dimensione. Dimensione, voi sapete, le dimensioni sono tre: lunghezza, larghezza, altezza. Se io prendo un solido, qualsiasi, ho queste tre dimensioni. Quali dimensioni ha la linea? Ha solo la lunghezza. Io posso distenderla e misurarne la lunghezza. Non posso di una linea misurare lo spessore, non esiste, e ovviamente neanche l'altezza. Quali tipologie di linee abbiamo? Vediamole. Allora, le tipologie di linee possono essere: una linea può essere aperta o chiusa, può essere semplice o intrecciata, oppure può essere curva o spezzata o mista. Andiamo a vedere queste tipologie di linee. E ricordando sempre che si indica ogni linea con una lettera dell'alfabeto minuscolo. Come il punto ha il suo nome, che è una lettera dell'alfabeto maiuscola, la linea ha il suo nome, che è una lettera dell'alfabeto minuscolo. Allora, una linea aperta, prendiamo il filo di prima, è una linea Vediamo se riesco. E qua questo filo non ha voglia di. Ok. È una linea aperta, cioè che non si chiude poi con i due punti finali. Quando è chiusa? Quando termina una parte, termina e poi continua. Cioè sostanzialmente chiude una sorta di cerchio ovale, una sorta di forma, d'accordo? Una linea chiusa racchiude una figura. Diventa come il perimetro di una parte di piano, d'accordo? Questo è tutto il piano, una linea chiusa mi taglia un pezzettino di piano, me lo chiude dentro una sorta, è come una sorta di recinto, d'accordo? Quando è chiuso diventa un recinto. E quando è che è semplice o intrecciata? Semplice è quando non ha intrecci. Se io faccio un intreccio diventa intrecciata. Quindi questa linea ha due caratteristiche, ha la caratteristica di essere chiusa e ha la caratteristica di essere intrecciata. Ha anche la caratteristica di essere curva. Quindi questa linea è una linea curva, intrecciata, chiusa. Se io apro e faccio questa linea qua, questa è una linea aperta, semplice e curva. Se io faccio due intrecci, eccolo qua. Questa è una linea aperta, intrecciata, curva.
Abbiamo capito quindi quando è aperta e quando è chiusa. Abbiamo capito cosa vuol dire quando è semplice e quando è intrecciata. Abbiamo detto cos'è chiusa, quando la linea è chiusa, curva, scusate. Non abbiamo ancora detto quando la linea è spezzata o quando è mista. Una linea spezzata è una linea che non è curva, quindi è una linea formata da tanti piccoli segmentini, pezzettini, d'accordo? Quindi una linea spezzata si disegna col righello e diventa come se fosse tutta una sorta immaginate una linea fatta così. Posso disegnarli a caso questi, ovviamente, quando disegno la mia linea. Però è tutto quello che non è curva, quindi è formata da tanti piccoli pezzettini diritti. Questa è una linea spezzata. Quando invece una linea è mista? Quando ha una parte che è spezzata e una parte che è curva. Quindi ha dei pezzi diritti e dei pezzi che sono curvi. Ad esempio, una linea mista posso disegnarla sempre col righello, posso fare alcuni pezzettini che sono diritti, alcuni pezzi che sono curvi, pezzi che sono diritti. Questa è una linea mista perché ha delle parti che sembrano dei segmenti, che sono dei segmenti, d'accordo? Spezzata, una parte che è curva, una parte che è spezzata e via dicendo. Quindi se potete riconoscere nella linea parte curve e parti spezzate, allora è mista perché è un miscuglio di queste due. Se sono solo parti diritte, è spezzata. E perché si usa spezzata? Perché queste singole parti qua sembrano spezzate, d'accordo? Oppure diventa completamente curva, che è l'esempio prima del nostro filo, d'accordo? Ci sono delle linee un po' particolari, ossia quando le spezzate, che sono queste linee diritte qua, non sono spezzate, ma sono tutte su un'unica linea. D'accordo? Ecco allora che si parla di retta o di semiretta. E allora prendo un altro foglio e parliamo un po' di rette e semirette. Quindi la retta abbiamo detto che è una linea, e quindi riprendendo quello che abbiamo detto delle linee, la retta senza spessore ha una dimensione, una sola dimensione, che è la lunghezza. È formata anche la retta, ovviamente, da un insieme infinito di punti, quindi sono tanti punti tutti allineati. Si indica con una lettera dell'alfabeto minuscolo. Quindi, se voglio dare il nome a una lettera, il nome a una retta è una lettera dell'alfabeto minuscolo. Ricordiamo anche che la retta, questa è un'altra definizione che si trova su qualche libro di testo, non ha né inizio né fine. E quindi ci ricorda un po', ci riporta un po' al concetto di infinito. Se io disegno una retta, disegno una linea, come si disegna? Quindi con una linea e poi vado a mettere dei punti da una parte e dall'altra per dire che questa linea continua all'infinito, di qua avanti all'infinito, di qua avanti all'infinito. Devo immaginare qualcosa di infinitamente lungo. Non ha inizio, non inizia da nessuna parte, non finisce da nessun'altra parte. Cosa manca su questa retta? Manca il suo nome. Quando disegniamo degli enti geometrici, che siano rette, punti, segmenti, piani, così, dobbiamo sempre dare un nome a questi enti. E allora gli diamo un nome. E vabbè, parliamo di retta, mi è comodo usare la lettera R, e allora disegno una R piccola dell'alfabeto minuscolo. Perché? Perché è una linea e tutte le linee si indicano con lettere dell'alfabeto minuscolo. La semiretta, invece, anche la semiretta è una linea, e quindi tutto quello che abbiamo detto sulle linee è senza spessore, ha una dimensione sola, che è la lunghezza, è formata da un insieme infinito di punti e si indica con una lettera dell'alfabeto minuscolo. Una lettera minuscola dell'alfabeto. È ciascuna delle due parti in cui una retta viene divisa da un suo punto. Cosa vuol dire questa frase? Allora, disegniamo una retta. Quindi questa è una retta.
è ciascuna delle due parti in cui una rete viene divisa da un suo punto. Facciamo un punto, siccome questi sono tutti dei punti sulla retta, ne prendo uno in particolare e lo chiamo con la lettera O. Questo punto divide questa retta in due parti. Avrò una parte che è questa e una parte da qui in là. Questa è una semiretta. Anche questa parte qua è una semiretta. Cosa vuol dire? Vuol dire che parte da un punto e poi continua all'infinito, come se fosse una retta. Oppure parte da un punto e poi continua all'infinito, come se fosse una retta. Devo sempre disegnarla così? No, ovviamente le semirette possono essere anche disegnate semplicemente così. Quindi parto da un punto, o A, lo chiamo esattamente come voglio, a questo punto, la retta e i tre puntini, d'accordo? Cioè questa parte di retta e i tre puntini finali. Non occorre disegnare entrambe le parti, però ci dà l'idea di come questa è stata creata. Cioè una retta la taglio a metà, o la taglio dove voglio, perché ovviamente non ha una metà se è infinita, metto un punto praticamente su questa retta, da qui in là ho una semiretta, eccetera, eccetera. Quindi la semiretta ha un inizio, ma non ha una fine, parte da un punto e va avanti all'infinito. Alcuni studenti mi fanno ogni tanto la domanda, ma potrebbe essere anche viceversa, cioè che ha una fine, ma non ha un inizio. Sì, certo, e dipende ovviamente qual è il nostro punto di vista. Se io considero la parte sinistra, è chiaro che da qui parte, da qui finisce, quindi questa non parte ma finisce. Il punto è importante della semiretta è questo, cioè indipendentemente da che parte la si guardi, una di queste due, di questi due lati va avanti all'infinito e l'altro ha un punto di partenza. Ok? Questa è la semiretta. Se invece di disegnarle entrambe ne disegno solo uno, ho il punto e va avanti all'infinito. Mi raccomando, ricordate, perché c'è un nome importante del punto da cui si origina la semiretta. Appunto, si chiama origine, perché da qui si origina la semiretta. È il punto iniziale dal quale poi parte questa parte di retta, d'accordo? È una parte di retta. Ecco, allora ripassiamo un attimino quanto abbiamo visto. Per ogni linea che ho disegnato, la L, la linea M, N, P e G, dovrete dire che tipo di linea è, se è aperta o chiusa, se è semplice o intrecciata, se è curva, spezzata oppure mista. Quindi scegliete uno di queste due caratteristiche, uno di queste per ogni linea. Li mettete a lato dove volete. E poi fate ripartire il video e ci confrontiamo sulle vostre risposte. Ecco allora che vado a dire la correzione dell'esercizio. La linea L, questa linea qua, è una linea aperta, è una linea semplice ed è una linea curva. La linea M è una linea aperta, è una linea intrecciata ed è una linea curva. La linea N è una linea aperta, è una linea semplice, è una linea mista, perché ha una parte spezzata e una parte curva. La linea P è una linea chiusa, è una linea semplice, è una linea spezzata. La linea G è una linea aperta, è una linea intrecciata, è una linea spezzata. Abbiamo detto poi che i punti si indicano con, indicano una posizione, si indicano con delle lettere dell'alfabeto maiuscolo. Abbiamo parlato di rette e di semirette. Abbiamo detto che le rette e le semirette sono tipologie di linee. Sia le rette sia le semirette hanno un nome e per dare il nome alle rette e le semirette si usano lettere dell'alfabeto minuscolo.
anche le semirette, sempre lettere d'alfabeto minuscolo. E anche qui posso scrivere, ad esempio, la semiretta T e la semiretta Z, sempre lettere d'alfabeto minuscolo. Anche qui la semiretta, essendo una linea, ha un nome e il nome è una lettera a nostra scelta dell'alfabeto minuscolo. Una lettera minuscola dell'alfabeto. Abbiamo detto che, a differenza della retta, la semiretta ha un inizio ma non ha una fine. E il punto di inizio si chiama origine. Gli posso dare il nome che voglio, posso usare la O per dire che è l'origine, o posso usare anche altre lettere, ma so che il nome di quel punto si chiama origine. E tutte le linee sono insieme di punti. E sono insiemi infiniti di punti, perché i punti su queste linee sono infiniti. Tanti punti, tutti messi uno vicino all'altro. Grazie dell'attenzione e alla prossima video lezione.